Da oltre 30 anni Peugeot si presenta al via delle competizioni sportive italiane, risultando oggi il marchio straniero più titolato nel campionato italiano rally, tra l'altro vincendo gli ultimi 5 titoli. Gli eroi di questa cavalcata vincente degli ultimi anni si chiamano Paolo Andreucci e Anna Andreussi, capaci di sbaragliare la concorrenza, forti di una vettura e di un'organizzazione sicuramente una spanna sopra gli altri, ma anche di un mix di talento ed esperienza che alla fine sono risultati decisivi. Nel 2013, malgrado l'imperante crisi economica, Peugeot Italia conferma il suo impegno nel motorsport, dimostrandosi come sempre marchio generalista, sì, ma allo stesso tempo anche corsaiolo. Peugeot anche quest'anno è presente nell'attività motorsport. Questo perché il marchio da sempre crede nell'importanza delle competizioni sportive sia in senso di comunicazione, per quello che serve per veicolare il marchio, la sua dinamicità, la sua sportività e i prodotti con i quali si va a correre, e anche come strumento, attività per sviluppare la tecnologia. Nel 2013 l'attività sportiva si declina su pista e su strada. Nei rally, in particolare, dopo gli anni trionfali della 207 Super 2000, le cose cambieranno un po' per il duo Andreucci e Andreussi. Dovranno battezzare il debutto di una nuova vettura, la 208 R2, con l'obiettivo di perfezionare lo sviluppo della nuova nata del Leone, destinata soprattutto alle competizioni dei privati, e quindi almeno per il 2013 non potranno difendere il titolo assoluto conquistato tra mille festeggiamenti l'anno scorso. Dopo 5 titoli italiani consecutivi, Peugeot Italia nel 2013 sarà ancora protagonista. Con la 208 R2, Paolo Andreucci e Anna Andreussi disputeremo il campionato italiano Rally 2013 e porteremo al debutto anche la 208 T16 come numero 0 a San Marino e come gara totale al Rally di Sanremo di fine anno. È una stagione molto importante perché dovremo dimostrare tutte le potenzialità della vettura, una vettura nata specificatamente per i clienti privati. La 208 R2 partiamo tra poco a Rally del Ciocco, per cui una macchina nuova, una categoria 1600 aspirata, macchina interessante che ha fatto già vedere che nella sua categoria è molto, molto veloce. Faremo probabilmente quasi tutta la stagione con l'R2, per cui cercando di ben figurare in questa categoria. Cercherò di fare anche un po' di sviluppo proprio per i giovani piloti e comunque chi acquista la vettura, per i rally italiani, sia su asfalto che su terra, per cui potranno contare sull'esperienza di Peugeot Italia, della mia e di quella di Racing Lion, per poter mettere al meglio la loro 208. Poi arriverà la 208 in versione R5, che si chiamerà 208 T16. Arriverà probabilmente verso la fine dell'anno, quando gli sviluppi saranno completati, e di lì allora la situazione, insomma, cambia. Avremo a disposizione questa macchina sia per il finale 2013 e per tutto il 2014, dove chiaramente punteremo a vincere di nuovo il campionato, il CIRE 2014. Come detto, le attività sportive Peugeot presentate di recente a Milano non saranno però incentrate solo sui rally. Anche nel 2013, infatti, viene riproposto il trofeo RCZ Racing Cup all'interno del campionato italiano Turismo Endurance. Il trofeo si articola su 14 gare in 7 weekend e vedrà il via più di 10 auto, con un incremento rispetto allo scorso anno. Peugeot RCZ Racing Cup al secondo anno di vita. Quest'anno avremo 10 vetture al via, daremo molto più colore alla griglia di partenza del campionato italiano Turismo Endurance, 7 appuntamenti nei più importanti autodromi italiani, sia con premi di gara in ognuno dei 7 appuntamenti, sia dando la possibilità al vincitore di portarsi a casa una RCZ Model Year 2013. Il Leone dunque in Italia continua il suo stretto legame col mondo delle corse, sia in pista che nei rally, e chissà che prima o poi non si possa avere qualche sorpresa anche a livello internazionale.